Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel secondo episodio di Competition is Life. Allora ragazzi, a breve andrò a registrare anche il terzo episodio e si cambia totalmente tecnica. Preparatevi. Dunque mi raccomando, se non avete visto il video precedente vi consiglio di andarlo a vedere. Mi raccomando ragazzi, superiamo i 100 like per questo video. Condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando ragazzi, ci conto. Quindi non perdo altro tempo e via con la sigla! Nel precedente episodio di Competition is Life abbiamo visto un po' come ho settato l'attrezzatura e impostato la pescata. Sono partito veramente bene. All'inizio volevo fare una pescata tranquilla, ma poi lo spirito combattivo di gara mi è arrivato e quindi testa bassa a martellare. Il problema della scorsa puntata era tanto pesce sì, ma di piccola taglia. E a fine video avrete visto sicuramente la bolognese. Che sia l'arma letale per vincere questa gara? Scopritelo guardando Competition is Life. Quelli erano bel che avevano, tu dimmi. Guarda che 2 secondi per mi lanciare fin là, eh. È 2 secondi per mi lanciare fin là. Sì, però. Sta boh. Non gli affai, mi sa. Questo è bello, questo è bello. Ah no. Vai. Visto che come bolognese ho sbloccato la situazione. Se vi ricordate, un problema dello scorso episodio era la taglia, infatti tanto pesce piccolo. A quanto pare sta iniziando ad entrare il pesce un po' più di taglia. Come vedete, una bremer non di taglia enorme sicuramente, però rispetto a un cavedanello sui 20 cm c'è già una differenza di peso abbastanza sostanziale. Speriamo che continui ad andare così e magari riuscire a trovare il modo per prenderli. Dai. No, 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 no. Brema. Vai, no. Qua ruba gente, sti pesci non li vede. Twist. Che troia. Come avete visto dalle immagini, sono riuscito perfettamente a mettere la bolognese sulla linea della Rubasien alla prima pescata.
senza avere riferimenti. La distanza più o meno l'avevo calcolata prima della gara, nella fase di prova, quando ho sondato. Diciamo che dopo due lanci sono riuscito a calibrare il tiro con un metro di scarto, perché ho fatto una linea di pastura in verticale, quindi che si apriva così rispetto a me, in modo da prendere bene sopra scalino e sotto scalino, in modo da riuscire a cercare il pesce in un arco abbastanza ampio e magari riuscire a trovare il pesce un po' più di taglia più fuori o il contrario sullo scalino e battere bene la zona. E direi che è una buona partenza per la bolognese. Oh, sto qua è un bel pesce, sto qua è un bel pesce, sto qua le bel ciò. Micchi, questo è bello. Opla. Sbriscia come... Sbriscia come i bisatti. No. Oh, Michele, una cosa incredibile. Un pesce a giro. Pesce a lancio, calo e pesce. Dai, quarto in 2 minuti. La cosa incredibile è che sto tirando su pesce più velocemente di gente con canna fissa e rubasien. Allo stesso tempo sto macinando più pesce. Anche se normalmente con la rubasien hai una pescata più costante, sempre sullo stesso punto, in questo caso la bolognese, che tanti avevano criticato perché ho detto guardate, vengo in bolognese così magari provo a fare due lanci, sta completamente ribaltando la situazione. Veramente inaspettato. Tira sti maledetti qua.
su, magna. Eccolo, ce l'ho. Piccolino, squalitto. Profumo e pattura. La rubagia non vea. Quist? Ara! No, penso che sulla stessa linea. A quanto pare sto iniziando a capire come il pesce vuole mangiare, ovvero profondità, distanza, velocità, se è trattenuto o meno. Quindi ci sono buone speranze per il fine gara. Ferma 2 secondi che il rame, la butto dentro. Che è la prima volta che pesco in bolognese da qua. Sì. No, pesca sulla linea rubagiana da 11 e mezzo. Manca quasi un'ora alla gara e io ho finito i miei 3 kg pastura praticamente, mancano le ultime 2 palline. Pesce sta iniziando ad arrivare abbastanza costante di una buona taglia, speriamo bene.
pugno postura e bigatini ha buttato. Ora si calma un attimo la situazione, bam bam bam, bigatini. Ehi, mangiata, mangiata, mangiata. Ui, da. Questo è bei. Oppla. Via, manetta. Oppla. Io mi sono girato, ho trovato il galleggiante completamente sotto. È una bella brand questa. Carina, dai. Te critichea tanto a bolognese, guardate qua, te critichea a bolognese, sì? E là, anche se la mala sua. Vai, perfetto. Criticava, sì. A quanto pare adesso sto macinando più pesci del mio compagno a destra e a sinistra. Quindi teoricamente sono sulle prime posizioni. Salva sulla mano. Ho capito perché non c'è più pesce.
Io ero massa alto dal fondo. Non mi ero accorto che era qui su così tanto. Questo qua è bello. Questo qua è veramente bello. Guarda che bello. No, bestia. Boom. A vedete cascata nel momento, cioè identico. Ah, ok. Carino, gira bene, bravo. Seo.
dai, 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 mangia, mangia. Forza. Dai. Dai. Questo è bello. Questo è very bello. Ultimi minuti, un po' di pesca, dopo si pesa. Che possibilità per fare un pesce d'Italia. No, 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 no. Dieci minuti per fare un pesce d'Italia, dai. Non ho più pastone, non ho più roba da buttare in acqua. Dai. Dai, pisciolino, vai, cavi d'anello. No, neanche cavi d'anello, vai. È carino sto qua. E qui è morta la batteria a più o meno 7 minuti dalla fine della gara. Dopo questo carassio, altri due carassi d'Italia e un paio di pesciolini, di cui un carassio veramente veramente ciccione, grosso, sarà stato sui 7-8 etti sicuramente. Era un carassio di queste dimensioni qua e sembrava bello imbottito. Alla fine è arrivata la pesa. In queste 3 ore di gara sono riuscito a raggiungere i 6 kg e 9 e qualcosa, intorno ai 6 kg 9,90 se non sbaglio. Un peso veramente spettacolare, contando che sono 3 anni che non vado lì a pescare. In più, oltre a questo gran peso, secondo di settore, con primo il mio compagno di destra a 1 kg di differenza, secondo assoluto in tutta la gara. Un gran risultato, veramente sudato e meritato, direi. Faccio i complimenti al mio amico lì di fianco che stava alla mia destra. E il campionato è ancora aperto, ci sono ancora 8-9 gare. Vedremo nelle prossime puntate di andare a rubare la posizione e prendere su punti sul mio amico e riuscire a superarlo. Sarà una lotta veramente dura. Come avete visto, in un posto molto svantaggiato sono riuscito a fare più di molti. La bolognese ha fatto il suo lavoro. Dunque ragazzi, grazie per aver seguito questi primi 2 episodi. Nelle prossime settimane arriverà anche il 3° episodio, preparatevi ragazzi. Dunque, per questo video è tutto. Mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Come detto prima, a breve nuovi episodi. Per questo video è tutto. Ciao a tutti.